Questo è il tribunale di Roma dove Roberto Saviano sta per essere processato. Ciao Roberto. Ciao Saverio. Hai visto cosa succede a non farsi fatti propri? Si viene processati per aver attaccato con parole molto dure la propaganda che in questi anni è stata fatta contro migranti, ONG, contro la disperazione. Fermi, fermi, fermi. Siete odiatori di Roberto Saviano? Siete fans di Roberto Saviano? Non me ne importa niente. In questo video proveremo a ragionare insieme sul processo a Roberto Saviano e alle frasi che ha pronunciato contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ma qualunque sia l'idea da cui voi partite, io voglio darvi gli elementi per comprendere il metodo e il merito, per farvi la vostra opinione, e nel farlo vi prometto che sarò sincero, ma non equidistante. Tra l'altro l'equidistanza è una balla sopravvalutata, conta l'onestà della prospettiva. E la mia è questa: io a Roberto Saviano voglio bene, come un compagno di viaggio che ti porge la mano e ti permette di camminare più dritto e più a lungo. Ma partiamo dall'inizio. Roberto Saviano ha detto bastardi come avete potuto a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini. Giorgia Meloni lo ha querelato e Matteo Salvini si è costituito parte civile. Buona visione. Queste sono le auto della scorta con cui Roberto Saviano è costretto a viaggiare e qui sta entrando in tribunale. Loro due, appena scese da un'auto, invece sono Chiara Valerio e Michela Murgia, che insieme ad altre scrittrici e scrittori oggi sono venute a portare la loro solidarietà a Roberto Saviano. A Michela Murgia più tardi farò una domanda un po' così: perché oggi non te ne sei stato a dormire a letto? E una cosa simile chiederò a Chiara Valerio: perché oggi non ti sei fatto i fatti tuoi? Questo è Roberto Saviano mentre esce dal tribunale e legge una lunga dichiarazione. Io voglio farvi sentire soltanto un pezzetto. Io sono uno scrittore e il mio strumento è la parola. La parola è ciò per cui io sono qui. L'accusa è quella di aver ecceduto il contenimento, il perimetro lecito, la linea sottilissima che demarca l'invettiva possibile da quella che qui viene chiamata diffamazione. Poi dice qualcosa per cui è chiaro che non si è né pentito né dispiaciuto per quanto aveva detto. Sento di aver speso perfino parole prudenti, di aver gridato indignazione perfino con parsimonia. Poi ho una fortuna, mi vede. Ciao. E accetta che salga in auto con lui. Facciamo un riassunto. Che processi hai? Primo ministro e vice premier. Ah, e col vice premier c'ho anche un altro processo a gennaio e con il ministro della cultura credo a giugno. Siamo un unico caso nel mondo occidentale che governi democratici decidano di processare, insomma, intellettuali. Non succede mai, e soprattutto poi per reati d'opinione in questo caso. Cioè non è che ho attribuito comportamenti, ho dato una valutazione. Ma nessun problema. La mia scrittura e la mia attività è sempre quella di mettere il corpo accanto alle parole. Io ricordo il momento in cui le parole tue vennero dette. Lo proviamo, mi aiuti a ricontestualizzarlo, il momento di sì, quel video. Un video incredibile, quello prodotto dall'ONG Open Arms, che mostrava una madre disperata, una ragazza tirata su dal mare, che urla: ho perso il mio bambino, ho perso il mio bambino. In inglese. In inglese. Oh, my baby, lost my baby. Il bambino verrà trovato, Joseph. Che era andato giù. Purtroppo non ci sono giubbotti di salvataggio per i neonati. La madre l'aveva perduto perché la presa con l'acqua, il freddo, non è riuscita a tenerla ed è sceso giù. Di fronte a tutto questo io ho detto la parola bastardi. Come avete potuto? Cioè, come avete potuto raccontare questo? Come? Pacchia, crociere, viaggi in cui hai come omaggio la cittadinanza italiana. E dopo tutto questo è arrivato il processo. Tu sai che se tu avessi invece detto è stata una cosa emotiva, non pensata, eccetera, sarebbe stato più facile, o sarebbe più facile farsi assolvere? Sì, uscirne, poter dire mi è stato una cosa di nervi, mi è scappato di fronte a quella tragedia, ma non sarei falso. E qui ribalta la questione. Ma qualcuno ha rinviato a giudizio perché ha chiamato pacchia la morte di centinaia di persone, crociera la morte di bambini. Un'immagine su tutti, tu tra l'altro lo conosci benissimo. Sapete l'ultima parola che si sente pronunciare quando c'è un naufragio qual è? Chiedetelo a qualsiasi operatore. Sapete qual è? È mamma. È l'ultima parola che si sente in mare, di notte. L'ultima, sempre. Perché è la parola che più strillano, e non solo i bambini, per chiedere aiuto mentre l'acqua ti sta portando giù. Ma come si fa di fronte a questo a dire pacchia? Risorse, carico residuale. Come si può spendere una parola del genere? Com'è possibile? Alla fine, quello che conta per me oggi, alla fine di questi processi che mi faranno, è lasciare una traccia per me stesso. Io non sono stato complice, non sono stato complice di questo schifo che hanno fatto. Non sono stato parte della propaganda che ha dato addosso a disperati, a disperati. Non posso non prendere parte, ecco, in questo momento chi non prende parte è complice. E questo sarebbe anche un giusto finale per il video, ma io credo che i finali migliori siano quelli che aggiungono riflessione. Per questo vi faccio ascoltare due delle riflessioni intorno al processo di Chiara Valerio e Michela Murgia. Perché oggi non te ne sei stato a dormire a letto?
perché è assurdo che un uomo che vive scortato dallo Stato a causa delle sue parole sia oggi portato in tribunale dal capo del governo di quello Stato per le sue parole. È importante garantire a chi vive delle sue parole la possibilità di usarle con larghezza, anche con indignazione, e che quella cosa sia riconosciuta come un valore civico. Non significa che gli intellettuali hanno uno statuto di tutela diverso dagli altri, significa che una comunità che non ha nemmeno delle voci, che hanno il coraggio di rompere la misura delle parole per cercarne altre che possano corrispondere meglio all'indignazione di tutti, ecco, quella società lì, secondo me, ha già perso il diritto di protestare davanti a un'ingiustizia. Perché oggi non ti sei fatta i fatti tuoi? Perché la questione non riguarda un singolo individuo, che pure è un mio amico, che è Roberto Saviano, che è uno scrittore italiano e un libero cittadino. Io protesto sempre, tanto, contro gli intellettuali che in altri paesi, che non hanno strutture e istituzioni democratiche come le nostre, vengono sanzionati. E perché non dovrei, in qualche modo, restarmene a casa quando un intellettuale italiano si trova a confrontarsi con qualcosa che per me, che ho avuto una mamma segretaria comunale, quindi sono cresciuta nella fiducia assoluta nello Stato, che ho fatto tutti i miei studi nelle scuole pubbliche, quindi io sono felice di vivere in un paese democratico. Perché dovrei starmene a casa quando questo Stato non corrisponde più a quello che io credo debba fare uno Stato? E cioè non intimorire i cittadini, ma cautelarli, proteggerli, immaginare un futuro in cui la maggior parte delle persone possono avere rappresentazione. No, non me ne sto a casa. Non è un'opinione politica lasciare annegare le persone, non è un'opinione politica screditare ambulanze di soccorso. È infamia. I lose my baby.